Avrò letto il libro più bello di questo 2021? Ciao amici, ciao amici lettori ombrati, bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, assolutamente lo devo girare perché non posso non dedicare un video per delle chicche meravigliose, non posso esimermi, assolutamente no. Innanzitutto un piccolo disclaimer, voglio avvisarvi che è da poco attiva una mail, una mia mail personale, quindi se volete contattarmi, scrivermi in privato, dirmi la vostra, commenti, insulti, qualsiasi cosa, potete scrivermi a lettrice.traleombre @libero.it, quindi a me farebbe tanto piacere qualsiasi cosa vogliate dirmi, quindi è un nuovo contatto, un qualcosa in più che abbiamo insieme, per chi magari non ha Instagram e vorrebbe scrivermi, vorrebbe parlare con me, mi farebbe piacere. Entriamo nel vivo del video. Io direi di partire da un libro in particolare. Diciamo che la chicca, proprio il clou, la lasciamo per ultimo. Almeno così, ho deciso di fare questo video proprio per evitare di registrare un wrap-up di marzo eccessivamente lungo, perché già penso che verrà lunghissimo, perché ho letto tanti libri, sto leggendo tanti libri in questo mese, quindi cerchiamo di spezzare, di parlare magari in maniera più dettagliata di libri di cui vale veramente la pena parlare. In questo caso sto parlando di un libro di True Crime, il mio primo approccio all'autrice, e in realtà sto ascoltando un altro suo libro molto più famoso rispetto a questo, di Anne Rule, Non te ne andrai, edito Thea, questa è la mia edizione, è Thea. Fonte veramente piccolo, però è correlato da immagini, da foto reali, foto che mi hanno veramente stupita, sono molto contenta. A me piacciono, insomma, i libri che contengono, quando si tratta comunque di storie reali, foto realistiche, quindi è un qualcosa di prezioso. Non lo tengo in mano perché altrimenti già penso di chiacchierare abbastanza, quindi comunque molto, molto semplicemente. Innanzitutto trovate la recensione molto più dettagliata sul mio profilo Instagram, come sempre, però ve ne voglio parlare perché merita davvero tanto. Abbiamo detto storia vera, la morte agghiacciante, devo dire, di una donna, di una giovane donna, appena 28enne, quindi neanche, no, mi sembra sui 33, 34enne, ecco, adesso che mi ricordo bene. Siamo comunque nel 1900, intorno al 1990, e in America. Diciamo che questa è una storia che mi ha abbastanza colpita per tante cose, anche perché l'ho vista un po' più sul personale, ecco, mi ha toccata. Lei, questa giovane ragazza, Marie, viene uccisa dal suo, non vi faccio spoiler perché comunque è scritto tutto nella trama, quindi non è uno spoiler, già c'è scritto, già si sa, viene uccisa dal suo ex fidanzato, un uomo all'inizio amato da tutti, ben voluto, una persona per bene, in realtà un narcisista possessivo, una persona crudele. Un bastardo, insomma, che incontrerà, sarà l'ultimo che incontrerà, che vedrà viva la donna e la ucciderà, per avere il famoso confronto finale, cosa che non, secondo me, cioè, no, secondo me lo dicono anche proprio le cose reali, insomma, i fatti che accadono normalmente non si dovrebbe mai fare, non andate mai e poi mai agli incontri chiarificatori con i propri ex. Possono anche essere le persone più brave del mondo, ma per esperienza, non aggiungo altro, non lo fate, non andate,
perché è rischioso, non si sa mai la mente umana, quello che può, e soprattutto non andate mai da soli. Se volete andare, non andate sole. Però il mio consiglio è sempre quello di evitare. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro che è che mi è piaciuta molto la scrittura e il modo in cui l'autrice giornalista, che tra l'altro è una giornalista, si è documentata per anni proprio sulla vicenda. Non vi dirò ovviamente come è andata a finire, se è stato poi dichiarato colpevole, perché comunque c'è stato tutto un iter, in quanto non si è mai trovato il corpo e non si è mai trovato all'arma del delitto, quindi fondamentalmente, quindi per l'investigatore è stata anche un'impresa difficile incastrare l'uomo. Grazie alle testimonianze, alle varie testimonianze e ai diari della vittima di Anne-Marie, che lei usava appuntare giornalmente, scrivere quello che fanno adolescenti, lei lo usava normalmente, quotidianamente, quindi grazie a quei diari si è arrivato poi a incastrare, diciamo, l'uomo, che per quanto mi sta sulle scatole, no, comunque Tony Capano, il bastardo, diciamo, colpevole. E quello che mi ha tanto catturata e presa della storia è sicuramente il modo di scrittura dell'autrice. Non è scritto come una testata giornalistica, cioè come un articolo di giornale, ma è proprio come un romanzo. Quindi ti fa entrare nella storia. La prima parte è tutta incentrata sulla vita di Anne-Marie, di questa ragazza che ha avuto una vita molto difficile, un'adolescenza molto complicata, sofferente di anoressia e successivamente di bulimia. Lei che si aggrappava agli uomini per cercare affetto, quello che le è mancato da un padre che è morto molto giovane. Molto dura, ma una scrittura veramente molto fluida, si entra nella storia, vuoi capire come andrà a finire, vuoi sapere come andrà a finire, vuoi assolutamente arrivare all'epilogo di questa storia tragica, veramente che ha qualcosa che mette i brividi, ve lo posso assicurare. Comunque sicuramente una lettura assolutamente consigliata per gli amanti come me del genere, perché parliamo di true crime, ci sono delle scene. Se siete sensibili all'argomento, è meglio veramente che vi date il libro, perché ci sono delle scene molto forti. Si parla di un omicidio e ti racconta proprio, ti descrive bene, passo per passo, come l'omicidio è avvenuto, e non è una passeggiata, voglio dire. Bello perché comunque l'autrice cerca, nonostante non sia una psicologa, cerca di entrare nella mente anche di questo criminale, di questo bastardo, diciamo, ecco. Molto interessante. Veniamo invece al motivo, al libro per cui io ho voluto proprio fare e dedicare questo video. Un libro che mi ha spiazzata, un libro che io per ora lo posso giudicare assolutamente il libro più bello di questo 2021 letto. Un libro che all'inizio mi è stato sconsigliato per la sua difficoltà, si pensava che io come persona non potessi capirlo, non potessi arrivare a capirlo, non potessi interpretarlo, non potessi giudicarlo, non potessi conoscerlo e apprenderlo fino in fondo. Il libro in questione, Banda alle Ciance, è Nick Cave e l'asina vide l'angelo, edito Big Sur, font grande, prezzo di copertina 20 euro, ma credetemi, questo piccolo mattoncino, piccolo tesoro, li merita tutti. E anche di più, cioè se costava 30 euro, gli avrei detto meritava anche il 30 euro. Un libro meraviglioso, la copertina tra l'altro è bellissima. Io molto felice di averlo letto, lo tengo qui perché metto in posa, perché è un libro che insomma, al quale voglio dedicare un pochino più tempo e tenerlo in mano. Ecco, tanto ormai l'avete visto, l'avete capito e è meglio, ecco, ascoltare. Spero tanto di riuscirmi a far capire e a trasmettervi le emozioni che ha dato a me questo testo.
Partiamo dall'inizio, Nick Cave. Nick Cave è, oltre ad essere un musicista, è un autore di libri, ha scritto anche altri titoli, io ne ho un altro suo. Lui è nato in Australia, però ha scritto, si è dedicato alla stesura di questo libro, a Berlino, che è una città nel quale ha vissuto per molti anni. Infatti si chiama il periodo berlinese, appunto, posto in cui si è dedicato alla scrittura. Nick Cave ha avuto una vita molto particolare, molto vissuta, dedita purtroppo alla droga, all'alcol. Ha impiegato anche tanti anni per uscire da queste dipendenze. Però si dice anche che quello è stato il periodo quasi maggiore di sua scrittura, di sua ingegnosità, perché questo testo, secondo me, è veramente una genialata, molto introspettivo, molto, molto bello. Ma di cosa tratta e dove siamo? Insomma, veniamo al libro. Io credo che lo stesso musicista non credo che sia molto conosciuto come autore, penso che sia più conosciuto come appunto cantante, musicista, secondo me poeta, perché scrive delle poesie molto particolari, delle canzoni molto particolari, ma poetiche, hanno veramente qualcosa di molto poetico. Dove ci troviamo? Ci troviamo in un paesino quasi dell'Australia, secondo me, anche se non viene descritto, non viene nominato. Come se fosse veramente un paese immaginario. Allora, è un piccolo villaggio, Ukulele, e infatti gli abitanti si chiamano Ukuleliti. Ukuleli? Ukuleli, mi sembra, sì, gli abitanti di questo paesino immaginario. Però io credo, vista anche la descrizione, una terra molto arida, molto, molto asciutta, anche perché poi si parla di raccolti di barbabietole da zucchero, che attività all'interno del quale erano molto attivi appunto gli abitanti di questo piccolo villaggio. Un villaggio che ricco, diciamo, di abitanti fanatici religiosi, quasi come se vivessero appunto in una setta. Qui cosa accade? Che nasce un giorno, nasce una coppia di gemelli, uno dei due muore e il protagonista della nostra storia sarà Euclid, un ragazzo, un bambino appunto che nascerà muto e deformato. Perché deformato? Perché è nato da una famiglia incestuosa, apro parentesi, enorme. Se siete sensibili a tematiche quali violenza, violenza su neonati, violenza su animali, violenza sui disabili, alcolismo, appunto, incesto, cattiveria, per qualsiasi essere umano, vivente sulla faccia della terra, questo libro non fa per voi perché è intrinso proprio, pieno, pieno di violenza, cattiveria e malvagità. Quindi non è proprio un libro che fa per voi. Chiusa parentesi. Euclid quindi nasce da una famiglia molto disastrata. La madre è un alcolista, il padre è un uomo che passa il suo tempo quotidianamente a costruire, come si chiama? A costruire aggeggi per uccidere animali. Veramente una cosa abominevole. Delle volte è capitato anche che uccidesse a bastonate degli animali. Passa il suo tempo così. Comunque, ecco, vedete in che bella famiglia nasce Euclid. Euclid si fa appena nato, si crea un mondo suo, tanto che si crede essere non tanto la reincarnazione, ma essere ingaggiato da Dio per far del male agli altri, o per far del bene agli altri. Ecco, questa è un pochino la disamina del testo. Euclid
Hagrid avrà una vita non pienamente felice, a prescindere dall'ambiente familiare in cui crescerà, ma lui stesso passerà le giornate spiando le persone, spiando gli altri, spiando la vita cosiddetta felice degli altri, spiando prostitute, spiando ragazzini cattivi che ogni volta che lo vedono lo sbeffeggeranno, lo prenderanno in giro, verrà malmenato, verrà stuprato, ne passerà tante, Euclid. Io posso solamente dire questo: mi sono immedesimata molto in Euclid, non assolutamente per la vita che ha avuto, ma per la voglia di isolarsi, la voglia di estraniarsi da un mondo così, così crudele, così terribile. Comunque, la sua vita avrà un cambiamento, uno stravolgimento quando vedrà venire alla luce Beth, una bambina nata da una donna non fertile, da una donna sterile. Beth per il paese verrà vista, questa ragazzina verrà interpretata, verrà vista come una santa. Perché questo? Perché lei nascerà in un periodo di una forte ondata di pioggia che manderà il paese in rovina perché tutti i raccolti saranno rovinati. Nel momento in cui Beth nasce, le piogge cessano e quindi si pensa che Beth, che questa ragazzina sia appunto venuta dal cielo. Euclid vedrà in Beth non l'angelo che tutti credono, ma ne vedrà il diavolo. Penserà che lei in realtà sia un diavolo, dato che spiando tutti, spia anch'essa, e la vede addirittura che uccide gli animali, quindi la vede come una un ente, diciamo, malvagio, misterioso, quindi tutt'altro che santa. Cosa farà Euclid con il passare degli anni? Con il passare degli anni Euclid si isolerà sempre di più finché si creerà un mondo suo, un mondo a parte in cui sarà in questo mondo fantastico, in questo mondo nel quale lui si isolerà, sarà il capo. E arriverà a fare quello che faceva anni prima il padre, quindi ad essere circondato di animali, però nel suo caso di animali malati, che molte volte ucciderà. Però allo stesso tempo lui si sentirà il capo di questo villaggio, di questo paese, di questo mondo tutto suo. Io non vado avanti, forse non mi sono neanche tanto bene spiegata e per questo mi dispiace. Forse è vero che non l'ho capito, ma io l'ho interpretato così. È un romanzo meraviglioso, onirico, non direi magico, ma è travolgente. Io vi lascio il video di una ragazza bravissima che ne ha parlato in un modo esemplare. Io, tramite le sue parole, ho capito di averlo capito. Quindi, per me spiegarlo a voi è complicato, ma lei lo sa spiegare benissimo. Tra l'altro è molto, molto brava proprio nello spiegare quello che io sto dicendo. Spero veramente che questo libro è stato secondo me troppo sottovalutato e troppo messo da parte e non calcolato. A me ha colpito, mi ricordo, la copertina tantissimo e il titolo. È stato per puro caso che l'ho preso e non me ne sono pentita. La scrittura è una scrittura complessa, lo ammetto. Io molte volte, sono sincera, ho dovuto rileggere alcune pagine proprio perché per la sua complessità. Però è scorrevole, è complesso ma allo stesso tempo scorrevole. Vi appassionerete e empatizzerete con Euclid, assolutamente. Io ho empatizzato tantissimo, non riesco a togliermelo dalla testa questo ragazzo che ha sofferto tanto nella sua vita. Ripeto, oltre ad essere muto era anche deformato. E ha cercato in tutti i modi, nell'arco di tutta la sua vita,
di estraniarsi, di cercare di trovare un mondo tutto suo, di essere felice in qualche modo. Questo è quello che ho capito e spero davvero che con le mie parole vi abbia almeno un pochino incuriosita nel leggere questo libro, che è anche un po' magico, un po' onirico, religioso a tratti, bellissimo, cupo, grottesco. Quindi se amate il genere è un libro assolutamente per voi. Se potete, date appunto una possibilità, magari leggete uno stralcio in e-reader, ma date una possibilità a questo piccolo capolavoro, perché è veramente una piccola grande genialata, secondo me. Io spero davvero di avervene parlato al meglio, di avervi almeno fatto un pochino incuriosire su questo testo. Scusatemi, non so parlare bene, non sono la persona adatta forse per parlarvi di questo libro, ma documentatevi e capite quanto è veramente grande e io in alcuni tratti mi sono emozionata, mi sono commossa perché è veramente straziante, oltre che essere in alcuni momenti disgustoso, però mi fa tanto riflettere veramente sul mondo di oggi, sulla società che in parte, anzi se non totalmente, non è cambiata per nulla rispetto a questo testo. Assolutamente, date una possibilità se potete. Io vi mando un bacio grande, un abbraccio, vi abbraccio tutti, grazie ancora per le iscrizioni, grazie ancora per seguirmi sia qui che su Instagram, grazie, io non so cosa dire, ma ne farò un video a parte sicuramente. E nulla, buon proseguimento.